senso è quello di raccontare alla gente qual è la presenza dell''ndrangheta al nord, perché si è radicata lì, quali sono le concause e quindi approfittare di questo momento in cui ci sono molti turisti anche che vengono dal nord e farli prendere coscienza. Non ne hanno la percezione. Alcuni ce l'hanno, la maggior parte no, anche perché l''ndrangheta, come sappiamo, al nord non si manifesta in modo violento, ma porta soldi per riciclarli. È un'ndrangheta diversa rispetto al passato. Sì, certo, è cambiata, è mutata perché muta col mutare sociale, non è una struttura statica e quindi è sempre meno violenta e per questo più insidiosa. A breve ci saranno le elezioni, che situazione vede nel paese in generale? Ma non posso parlare di questo perché faccio il magistrato. Dalle che tira. L'unica cosa che mi sento di dire quando verranno a chiedere i voti, votate per tutti, tranne che per quelli che vi dicono che sistemeranno i vostri figli. Quelli vi stanno prendendo in giro. Lei non si risparmia neanche in una calda serata di agosto e qui nel post Ferragosto a parlare alla gente. Ma penso che ha senso parlare alla gente, penso che oltre a fare indagini, quando ci si mette in ferie, ad esempio fino a mezz'ora fa ero in ufficio, comunque quando si mette in ferie si può, anziché uno può andare a mare, può andare a giocare a tennis, può andare a raccogliere funghi, anche parlare alla gente, raccontare la non convenienza a delinquere.